Prova, prova. Prova, prova. 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 Salve, allora stiamo per iniziare la diretta della innanzitutto introduzione al lavoro eccezionale di Perry Carrial con il suo Mind Control Gaming attraverso un caschetto per l'elettroencefalogramma che diciamo, ha tramutato in un comando per giocare a qualunque videogioco, è partita da Minecraft fino ad arrivare a giochi più complessi che insomma vi mostreremo a seguire. Quindi ecco, senza ulteriori indugi io vi presento Perry Carrial. E nulla, sedetevi, già siete seduti e iniziamo. Ciao, and grazie for having me and coming to this talk. I really appreciate that, otherwise I'd be talking to myself and that would be embarrassing. I assume well said, my name's Perry and I am a neuroscience graduate and YouTuber who now plays games with mind control. Perry, ringrazio innanzitutto, ecco, per la vostra presenza e per il servizio di traduzione, perché altrimenti sarei qui a parlare da sola. E nulla, adesso ci darà appunto una dimostrazione partendo dal suo percorso in ingegneria e in neuroscienze, è arrivata appunto al Mind Control. E quindi iniziamo. So this is me. I've always been a bit of a tech enthusiast, and having done psychology at uni and doing a little bit of content creation, these things came together really, really, really well. Currently on my head, as you can, oh, currently on my head, as you can see, I'm wearing an electroencephalogram or EEG. In this clip, so am I as well. And what's happening here, very, very briefly, is this EEG is picking up my brain activity, which you can see over there. That's live or a visualization. And then what that's doing is sending a signal to this game controller, which is pressing buttons in the game. So everything that I'm doing there, dodging and hitting and stuff like that, is all done with me visualizing certain patterns. I'll talk about how that actually works in a little bit, but this is just a little example to get us in. Ecco, partendo appunto dal settore formativo fino ad arrivare al content creation, Perry ci ha dimostrato, insomma, ci ha mostrato come funziona effettivamente il gaming attraverso controllo mentale. In alto a destra potete vedere l'attività cerebrale di Perry che illumina determinate parti al momento del compimento, insomma, del pensiero, e lì di sotto poi si traduce in effetti nel comando che va a impartire, diciamo, alle EEG.
So an EEG in general is usually a piece of medical equipment, as you can see here, and it reads your brain activity. And so it's used for things like epilepsy and seizures, if you have weird electrical activity and activations and things like that. Or it's used in research quite a lot. So if I go like this in your face, how long does it take, or and where does the activity come from, and why? Ok, allora i dispositivi EEG nascono ovviamente con uno scopo medico e servono soprattutto a monitorare l'attività cerebrale in persone che hanno, diciamo, peculiarità cerebrali come appunto epilessia, disordini del sonno e quant'altro, e serve a monitorare la risposta e il tempo della stessa nel momento in cui si effettua un'azione, come ad esempio appunto salutare davanti la faccia, e vediamo entro quanto tempo si attivano poi i neurotrasmettitori, insomma i colori che avete visto in alto a destra. But of course I am not using it like that, I'm using it wrong. Very briefly, I suppose, EEG works by sticking these metal electrodes on your head, which is exactly what these are, and it reads your electrical activity. It's then amplified a bunch in various different ways and then recorded and interpreted. Ok, allora, lei, parafrasando, insomma, dice io non lo uso per motivi medici, lo uso in maniera sbagliata, ma è per fare, diciamo, la battuta, perché effettivamente utilizza lo stesso sistema di elettrodi che sono connessi e sono quelli che vedete, insomma, che si poi vanno a concludere qui sull'area frontale, che aumentano, insomma, stimolano di parecchio i segnali elettrici del cervello e aiutano nella situazione di recording analysis, cioè tracciare effettivamente i movimenti che vedrete poi a livello neuronale. So, your brain is made up of, a lot of you probably already know this, but if you don't, your brain is made up of 86 billion neurons. And the way that you think and feel and do anything is they are sending chemicals to each other constantly, like serotonin, dopamine. And when that happens, it creates these electrical impulses. So your brain is buzzing with activity constantly. Okay. Qui andiamo un po' più nel tecnico, perché appunto ha spiegato il funzionamento, diciamo, sinaptico dell'intero sistema cerebrale, praticamente in sintesi, perché non ho la stessa padronanza medica, il cervello risponde a stimoli elettromagnetici che poi vanno a diffondersi e a diciamo, prendere in esame determinate aree che poi rispondono a determinati comandi. And the type of activity and where it's coming from can be different as well. So when you have higher frequency electrical signals, that usually means that you're doing something really difficult with your brain. So if you're moving or thinking too hard about something, you have very fast or high frequency brain waves. And then if you're relaxing, they're slower. And this is important. The reason I'm saying all of this is because this is exactly what this is picking up and what it's taking a screenshot of. When I say pattern of brain activity, this is what I mean. All of these things put together. Ok, allora, come potete vedere, le aree del cervello che vanno ad illuminarsi lo fanno nel momento in cui un'attività cerebrale è particolarmente, diciamo, drenante a livello energetico, e quindi in alto vedete il cervello, diciamo, sotto stress, diciamo, seguendo un determinato input, fino ad arrivare in basso che è rilassato. Quindi quello che Perry sta cercando, insomma, di spiegare in maniera dettagliata è quello che poi vedrete a livello di gaming quando si vanno ad illuminare le varie aree e perché. Awesome, so let's get into it now properly. So, when I was at uni, I kind of did all of this and learned all about this and I used it, but they were these huge medical, okay, that one's pretty small, huge medical machines that have hundreds of wires coming off your head and these massive, massive, massive machines that you have to wheel in because they're so heavy. And I had no idea that you could just get them like this.
Ok, Perry ha iniziato in università a, diciamo, a interfacciarsi con dispositivi forse un po' più datati, che appunto sono, come vedete qui in foto, enormi, tanto da insomma richiedere rotelle sottostanti per poterli spostare. Sono comunque connessi a centinaia di fili, di cavi, anziché insomma i pochi pratici che vedete insomma in forma compact, e non aveva idea insomma che potesse esistere una tecnologia molto molto più concentrata come il dispositivo che ha adesso in testa. But at the time I was a psychology educational streamer while I was at uni, and I was talking about different neuroscientific concepts, and okay, maybe it wasn't always educational, but it's something. And so this kind of fit in really nicely as soon as I discovered that you could get something like this, and this is so small and relatively cheap, and USB-C charging and Bluetooth and all of those things, and I had no idea that existed, because that's crazy. Allora, poi avendo iniziato a fare una sorta di streaming con scopo educativo, quindi già interfacciandosi con il mondo del web, dello streaming, non aveva idea comunque che esistessero degli EEG che si possono acquistare, collegare col Bluetooth, caricare con un cavetto, e sono anche relativamente economici, insomma, comparati alle funzioni che poi vanno a svolgere. So first when I got it, I just wanted to display my brain activity while I did cool things like play horror games. And it was really interesting because as soon as there was any sort of jump scare, you can see my brain just lit up ridiculously. And it was very, very, very cool. It was very similar to what other content creators and me were doing at the same time with heart rate monitors and things like that, but brain activity. E infatti all'inizio della sua, diciamo, ricerca dimostrativa si è applicata per lo più su videogiochi horror, in cui faceva appunto lo streaming, e vedete poi dall'immagine, if you could go on the other slide, vedete come all'inizio, insomma, prima di un jumpscare, che per chi non sapesse significa un immediato, insomma, spavento, vedete come l'attività cerebrale parte da relativamente rilassata e arriva poi immediatamente a espandersi, insomma, su tutta la mappatura cerebrale. So here is a little clip of that happening. Every time he fires a bullet, my brain just goes, bah, regardless of whether or not I'm moving. Questa è una dimostrazione appunto di come succede in live. Vedete che indipendentemente da quando spesso e quanto spesso vengano sparati i colpi, vedete che il livello di stress, comunque trovandosi in una situazione abbastanza, diciamo, di tensione, rimane relativamente alto, e poi c'è il picco nel bang ogni volta. And do ignore the little captions under the brain, because that's super vague and not quite right, not quite science. E poi chiede gentilmente di ignorare le piccole caption che vedete lì sotto, perché sono forse un po' troppo vaghe. But there are lots of other uses as well. So with things like this, you can track your you can track your different emotions and whether or not you're focusing and attention. And I put it on my friend while I made him read out these awful anonymous confessions from my Twitch chat, and you can see his brain. Poi ecco, ha provato a testarlo non solo con il fattore spavento, il fattore paura, insomma fattori così immediati, ma si è interfacciata anche con il suo amico mentre leggeva una serie di confessioni anonime attraverso il suo canale Twitch, e vedete che sono insomma confessioni un po' particolari, e quindi anche lui aveva questi vari picchi cerebrali che poi potete vedere ben mappati lì. But when did I start getting into the actual mind control gaming? Because all of that's quite passive. I was just putting it on and looking what happened, which is very cool. I basically discovered brain-computer interfaces, and I say discovered like it's new. It's first done in 1986, I believe, with a robot. And I kind of realized that with this software, you can record your pattern of brain activity. And if you can record something and it can recognize your pattern of brain activity over time, then you can keybind it. Questo, diciamo, la parte iniziale che avete visto è appunto un excursus della sua carriera
sempre in ambito formativo, in cui approcciava a questo mondo dell'elettroencefalogramma con lo spettro emotivo, poi successivamente, ecco, utilizzando software relativamente collegati al computer e quant'altro, ad esempio quello che vedete qui, ha capito che si possono anche salvare determinati stimoli neuronali, quindi creare una sorta di linguaggio, di mappatura, che poi rimane all'interno del software. So, when you are thinking about different things, your brain looks very, very, very different. So me talking to you right now, I can actually show you. Cioè, adesso, anziché parlarvene, potrei dimostrarvelo. So this is my pattern of brain activity right now, what this is reading when I'm talking to you. But if I was to imagine pushing a cube, it might look like this. Grazie. Come vedete, l'onda cerebrale totale è quella che lei provava parlando con voi, quindi tutti i vari recettori, insomma, messi insieme, ma quando si è concentrata sul spingere un cubo, un comando che poi lei ha implementato, avete visto lo shifting, insomma, non indifferente in quell'area specifica della corteccia, insomma. And there are other things you can do as well. So if I was to imagine getting super tense and angry, it might look like this. Questa è una rappresentazione di tensione e rabbia. If I was to imagine spinning a plate. Questo invece è un'immagine di lei che gira un piatto. And if I was to imagine a little cricket hopping, and this one's a bit hacky because I also pulse my inner ear muscles, it would look like this. Adesso invece sta immaginando un piccolo grillo che fa il suo verso e dice: qui c'è anche un fattore muscolare perché attivo anche le orecchie in un certo senso a livello proprio fisico. And what this brain computer interface does is it will literally record that over about 10 seconds and then you do that hundreds of times until it recognizes it. So now if I imagine pushing something forward, hopefully it will pick it up. It does. It stopped because I smiled. Allora, ecco, e questo, diciamo, è il programma definito di raccolta di questi dati, di questi impulsi cerebrali, che richiede centinaia e centinaia di tentativi per far sì che le onde corrispondano ogni volta e impari, diciamo, il comando impartito dal cervello. Ha detto: come vedete, adesso sta funzionando, però si è fermata perché ha sorriso e quindi un attimo ha perso il focus. And so that's exactly how it works, pretty much, with all those different things. And this is exactly what I just did for you live, so I'll skip. Questo in sintesi è il funzionamento del dispositivo ed è quello che lei, diciamo, vi ha anche dimostrato qui in live. So what I've done then is I've used the API from the BCI, and so many API, BCI. I've used the API from this, and I basically just send an input to a virtual controller when that happens. So when it recognizes a pattern, like pushing a cube, it will go, cool, I recognize that, send an input, and it will press a button on something. Okay, questo è l'API, quindi l'interfaccia con cui, diciamo, lei riesce a memorizzare i comandi, quindi nel momento in cui lei pensa a un comando che è stato già registrato dal cubo, come avete visto prima, accetta, diciamo, questo comando come fosse un pulsante e lo collega quindi pensiero pulsante. Exactly. And here is my controller. I made a UI for it. Basically all of these things you just saw earlier, so the pushing the cube, the spinning the plate, etc. Those are the buttons that it will press on a virtual controller, and then this is eye tracking. But that's later. Questa è la user interface che appunto lei utilizza ogni volta che gioca e i suoi impulsi cerebrali sono concentrati nel mirino che poi va a selezionare le varie azioni da compiere, come appunto spingere un cubo o muovere un piatto o insomma comunque dare il comando per effettuare quella determinata azione. So the eye tracking was quite, when I said later I mean now, when the eye tracking was really, really important. Because I basically didn't have a way to do things smoothly in a game. It's one thing being able to press a button, yes, no. It's much harder to be able to move a camera smoothly and things like that. So when I added this, it opens the door so much to other things.
Ecco, e poi un grande, diciamo, upgrade che è stato che lei stessa ha implementato è stato l'eye tracking, quindi diciamo la possibilità di dare il comando semplicemente concentrando la sua visione su quel determinato input, che insomma rispetto a dover selezionarlo attraverso comandi diciamo organici è un po' più facile, anzi molto molto più facile. So here is an action. Again, these are all four of my commands. So I'm now pushing a plate. Al momento, ecco, lei sta immaginando di spingere un piatto, e questa è una dimostrazione, insomma, del funzionamento del suo, guardate, le onde cerebrali, e parte insomma il comando. You also saw me hit something there. She jumped and all of those, and she's now trying to throw a Pokeball. I mean a PAL sphere. as well with all these different buttons. Ecco, e qui vedete come lei ha pensato, l'attività cerebrale si è intensificata e all'inizio non è riuscita, ma poi ha lanciato la Pokéball e ha iniziato effettivamente a condurre i vari step uniti insieme. So it was a very, very, very long process. It sounds very simple now, and it is quite simple now. It took me so long, and the main reason why is because it's so hard to be able to come up with a visualization that you can do consistently every time that's strong enough that it will actually remember. So the first thing I did was just try and get this to move at all, and it took me about a week and hours, and then I made Steve Miner Block in Minecraft, because cube. You know, makes sense. Allora, questo diciamo è fondamentalmente semplice di comprensione, dice adesso io lo vivo in maniera semplice, ma è stato diciamo un processo estremamente lungo, soprattutto per memorizzare i vari input, insomma tutto il procedimento tecnico che riguarda, e poi conoscendo insomma il software con cui si interfaccia, quindi utilizzando questo cubo, ha fatto il collegamento cubo, e quindi ecco ha iniziato con Minecraft diciamo la sua attività principale. And that's something I didn't anticipate, because I thought the hard part about this would be all the coding and the tech and all of that stuff, and it was, but really it's your brain that lets you down, your focus at the end of the day. E dice che paradossalmente lei credeva che diciamo la parte più difficile dell'utilizzare questo sistema fosse effettivamente il coding, insomma tutta la questione tech che andava a settare i vari dati. Dice in realtà è spesso il cervello stesso a deludere, tra virgolette, perché non risponde esattamente a quegli input nella stessa maniera, e quindi difficilmente poi si salvano. So, what makes a good visualization then? This has taken me 2 years to figure out, and still I do bad ones all the time that do not work. They have to be easy for you to do. They have to be powerful, strong, and different. They have to be reliable. Can you do it tomorrow? Usually not. and they have to be complicated enough that there's enough variables that they actually hit different parts of your brain. And that's what I mean by neuroscientifically conscious. Are you doing different things that will activate different parts of your brain with different kinds of brainwaves, or are you doing all the same stuff? E qui diciamo vedete poi ha riassunto diciamo la sua scala di interessi, più che di interessi diciamo di aree di interesse, e in affidabilità, complessità, come si dice, coscienza neuroscientifica, perché praticamente dice che effettivamente tutti i comandi sembrano semplici, ma poi ha avuto diverse volte difficoltà a farli, come si dice, a farli scorrere con naturalezza, ecco. And you also have to be able to do it infinitely, because sometimes it takes a really long time to figure out if you're actually doing it or not. The software needs 500 milliseconds of past data to match up the patterns of brain activity. So you have to just keep doing it. And sometimes it just doesn't work at all. So you have to sit there for like 2 minutes and just push the cube until, you know, it actually happens. So you need to be able to do it infinitely, infinitely, infinitely. So pushing a cube, you can push it forever, especially if it's heavy enough. But putting on a t-shirt that ends, because now the t-shirt is on, might not work as well. Ok, questo diciamo un aspetto molto interessante è che le attività che lei stessa va ad immaginare quando deve dare un comando
devono necessariamente essere infinite, perché essendo il cervello estremamente rapido, si parla di millisecondi, l'azione deve poter essere consistente nel tempo, quindi spingere un cubo può essere fatto all'infinito, allo stesso modo roteare un piatto può essere fatto all'infinito, ma l'atto ad esempio di indossare una maglietta finisce, perché inizia e poi una volta indossata non c'è più, diciamo, lo stimolo continuo. So my first one, I get this question a lot, why push the cube, especially since the goal behind it was having Steve mine something or attack in Elden Ring, and they say, why don't you just envision attacking? What is attacking though? Are you swinging a sword? Are you casting a spell? Are you swinging an axe, which is a whole different thing? You know, are you shooting a gun? What is attacking? And that's not the same visualization. Allora, dice, mi viene chiesto spesso come mai ti sei proprio concentrata sul spingere un cubo per indicare un comando di attacco in un videogioco. Semplicemente perché spingere un cubo è un'attività poliedrica, in un certo senso, che permette di non dover fare differenziazioni tra magari utilizzare una spada o lanciare un incantesimo, sparare piuttosto che utilizzare un'enorme ascia, che ovviamente richiederebbero forme di pensiero molto molto diversificate tra di loro. So what I try to think about is, what do all of these things have in common? If you break it down to the very core elements, you're pushing something away from you. All of these things, well, maybe not the axe, all of these things, you're swinging a sword, you're casting a spell, you're shooting a bullet. E quindi ha trovato, diciamo, un punto in comune tra tutte queste varie attività di attacco, cioè la spinta, dice, forse magari nell'ascia un po' meno, ma per il resto qualunque altra attività richiede una sorta di spinta, come appunto l'utilizzo di una spada, il lancio di un incantesimo o l'atto di sparare. And that's exactly what I did. So currently, at this point, as soon as I got one, I got very excited. I only had one button, but I jumped straight into Elden Ring. I don't know why. This was my first playthrough of Elden Ring. I didn't even play it with a controller beforehand. So here's me doing all of the other buttons and the movement with the controller. but I am now casting spells at Millennia. E quindi, diciamo, per semplificarsi un po' le cose, una volta che ha impostato il comando di attacco definito e quindi presente nella sua, diciamo, UI, ha detto, diciamo, che mi lancio adesso in Elden Ring, quindi uno dei giochi più complessi effettivamente disponibili, e quindi dice la parte più difficile era più che altro coadiuvare l'utilizzo del controller per alcuni movimenti e l'utilizzo del pensiero per il comando d'attacco. Exactly, and this is maybe 8 months into the project. It took a long time. Questo, diciamo, questo spezzone risale a circa 8 mesi di progettazione, insomma, e di tentativi. So then I wanted a second one, obviously, because one command is not a game controller. And I tried all these other things. So my intention for this was to be a heal in Elden Ring. And so I tried drinking a potion and all of these things. Nothing worked, because it was either too similar to push the cube, or it relied on my body, or I was leaning up, which you can't do during a game because you're not looking at the screen. I found that out the hard way, which was stupid. So I basically just decided to do the complete opposite. Ok, quindi diciamo che il suo secondo comando da voler introdurre era quello di guarire, quindi bere una pozione o quant'altro, però ha avuto, diciamo, difficoltà perché ogni comando o era troppo simile allo spingere un cubo oppure richiedevano movimenti fisici da parte sua, come ad esempio appunto guardare verso l'alto, che non si può fare soprattutto in giochi così complessi, e quindi si è arrivata a spin the blade. So what is the complete opposite of pushing a cube very calmly, very slowly, maybe on a mountainside with the breeze? Spinning a plate as fast as you can with glitter in the air and to the tune of "you spin me right round, baby, right round." Questa, diciamo, è super comprensibile, ve la traduco lo stesso. Dice, cos'è quindi che è completamente opposto allo spingere un masso pesante magari su una montagna cheta e quieta? È spingere, girare un piatto a tutta velocità con l'aria intrisa di glitter e la canzone "You spin me right round", which I'm not gonna sing. Sorry. and also I found that I was not on purpose, but moving my eyes a little bit when I was following the plate, which definitely helps when it comes to EEG.
Ok, e poi c'è stata una felice coincidenza perché ha iniziato a, diciamo, perseguire il movimento del piatto che gira, nel visualizzarlo mentalmente, ha iniziato anche a muovere gli occhi seguendo effettivamente il piatto, quindi ha dato ancora più identità a questo comando. So, then I had two buttons, and this is the point where I added eye tracking and gyro. And you will be surprised that all you really need are joysticks and two buttons and you can play most games. Maybe not well, maybe not every part of the game, but you can play most games with these things. So, Allora, dice, e a quel punto, una volta fissati i primi due comandi, ha iniziato poi ad utilizzare il controller che vedete lì, il suo controller mentale, e dice che utilizzare un controller e quei due pattern sono tutto ciò che serve per giocare a qualunque gioco nella maniera in cui lo fa Perry. So how this works is there are two joysticks, left and right obviously, and they are controlled either by my gaze looking around the screen, which is the green dot, or my head moving. And so me moving my head would move the character in a game like Elden Ring, and my eyes would move the camera around. Ok, e come vedete ovviamente poi ci sono più posizionamenti per il comando gaze, così come per il comando gyro, e dice che si può utilizzare sia il controller che anche semplicemente il tracking visivo per andare sul comando e concentrarsi e farlo attivare. And you really can play every game with just this, pretty much all of them. E questa è la dimostrazione che effettivamente si può giocare ad ogni gioco disponibile con il sistema base. Parliamo di sistema base, insomma. Not very well though. Try playing Minecraft without accessing a menu. La parte difficile magari è giocare a Minecraft senza riuscire a utilizzare il menu di pausa. But I wasn't done. I wanted to add as many as I possibly could, and I couldn't. I couldn't come up with a single other one that worked. It took me months and months and months. I imagined lemon smells and sugar smells and the taste of things, trying to activate different parts of my brain, and just nothing worked at all. Quindi, diciamo, partendo da quello che vi ho appena detto, ha deciso di voler implementare ovviamente quanti più comandi possibili per poter, insomma, mappare tutte le varie aree del cervello, quindi ha immaginato ad esempio il profumo dei limoni oppure dello zucchero per cercare di capire quali aree si evidenziassero, ma comunque ci è voluto molto molto tempo, si parla di mesi, e i risultati, diciamo, all'inizio scarseggiavano. But then I had a couple meetings with a few PhD students who literally study exactly how to trigger different stimuli in different parts of your brain, and I managed to come up with two more. And that's a full controller, pretty much. Quindi con l'aiuto di alcuni, diciamo, colleghi universitari, dottorati e dottorandi che studiavano proprio nello specifico l'utilizzo delle azioni e dei pensieri, diciamo, per evidenziare determinate aree del cervello, è riuscita poi effettivamente ad arrivare quasi al punto in cui è adesso e quindi sviluppare sempre più comandi. So my third is imagining getting really, really, really angry, which for some reason is easy for me to do. I will imagine getting super hot in the face and my whole body tensing and clenching up. Quindi ecco, il terzo comando definito fu l'atto di arrabbiarsi. Dice che riesce comunque molto semplicemente a riscaldare alcune parti del viso, a sentirsi un po' più tesa, e quindi direttamente parte il concetto di arrabbiatura. And after working with a company called Earswitch, who helped me learn how to rumble my ears, which is where you tense your inner ear muscles, I managed to combine that on its own, it didn't work, with a cricket hopping visualization, really weirdly and inconsistently. E quindi poi, dopo aver collaborato con un'azienda appunto di nome Earswitch, specializzata in apparecchi acustici e insomma hearing aids in generale, è riuscita a, diciamo, a definire anche l'atto del grillo che salta per il movimento muscolare dell'orecchio. So now I had four buttons and I could play pretty much everything with the help of the eye tracking and then occasionally a voice command, because I still couldn't press more than one button at once.
E quindi ecco, aveva già quattro comandi e quindi diciamo era pronta per lanciarsi nelle, insomma, nell'avventura, solo che di tanto in tanto comunque doveva fare affidamento sull'eye tracking o sul comando vocale, perché giustamente racchiudeva una pletora di comandi non indifferente. A question I get all the time is, so that's how you can make your brain good at games, but how do you make the games good with mind control? E quindi una domanda che le viene posta molto spesso è, quindi ok, tu sei riuscita a settare il cervello verso il gioco, ma come si fa a rendere un videogioco più, diciamo, confortevole per questo tipo di comando? So the important thing that you need is time to think and remember what you're supposed to do. I want to attack, so that means push a cube. I want to dodge, so I have to spin a plate. And you need time to focus, you need to not be so distracted by what's happening on the screen, and you need some sort of payoff just for yourself. Like when you actually do it, it needs to look good and feel good. Quindi per, diciamo, per dare un ordine cronologico, tra virgolette, ai suoi comandi, è stato importante, insomma, il tempo tra un comando e l'altro, perché devi acquisire una certa dimestichezza con l'atto di spingere un cubo, girare un piatto, insomma, in sequenze molto ben definite, e quindi devi anche avere un sistema di reward, un senso di ok, l'ho ottenuto. So being able to hold down a spell with just your focus for a really long time and then release it by snapping away is very nice. Scusi, is that right? E quindi ecco, per caricare ad esempio un incantesimo richiede, ci vuole una gran concentrazione, però poi nell'istante in cui lo, diciamo, lo devi rilasciare, devi completamente distaccarti all'istante, e questo comunque riesce a generare un senso di gratifica. Also, if you, because currently, and this is something I'm working on for later, I can't press more than one button at once. If there are sort of knock-on controls, like in Armored Core, was very nice, because he glides down when you fly up so that you can attack mid-air and shoot things mid-air, and this felt amazing. E quindi, ecco, partendo dall'idea di utilizzare appunto solo un comando per volta, poi è riuscita anche a interfacciarsi con giochi come Armored Core 6, che ti permette, ecco, di volare e di riscendere, però con quel gap temporale sufficiente a realizzare ogni comando, e quindi è stato meraviglioso per lei. And games like Wukong that really reward you if you dodge well was really really nice. See a perfect parry there, look at the effect, it's great. E qui davanti infatti abbiamo Black Myth Wukong, che ha un sistema estremamente soddisfacente nel momento in cui riesci a land un attacco, a colpire con un attacco oppure a schivare, e quindi il sistema di gratifica cerebrale è molto molto più immediato e molto molto più vettoriale. Things like passive mechanics and immersion also works really 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 well if for the game developers among you. E per i game developers tra di voi, anche la meccanica passiva, quindi il subire una situazione, e l'immersività, quindi immergersi effettivamente a tutto tondo nel clima di gioco, nell'atmosfera, aiutano molto appunto a diversificare e aumentare poi le varie performance mentali. So if you're scared, for example, which the EEG might be able to pick up, you can make the game scarier. E quindi, ad esempio, per fare un gioco spaventoso basta solo, ecco, leggere l'emozione della paura attraverso l'EEG, che riesce tranquillamente a farlo, e quindi giocare ad un gioco horror ovviamente sarà estremamente più semplice. So an example of this for one of the projects I did working with Intuitive XR Labs was a VR Skyrim mod, the Real Virtual Magic mod, I'm sure you've heard of it, and I used this different smaller EEG. And so basically in this game, when I was calm and focused, I could regenerate my mana and cast spells. And otherwise I couldn't attack and just died. Ok, quindi ha iniziato poi per favorire questo fenomeno dell'immersività nel game, utilizzando i prodotti di Intuitive XR Labs, come questo visore che vedete qui dimostrato. È stata in grado non solo quindi di definire molto bene i vari pattern dei comandi, ma ad esempio in uno stato di relax recuperava ad esempio il mana, la magia o la salute.
And it's very, very, very hard to relax when you're in VR and being bombarded by men with axes. E dice, aggiunge che è difficile poi rilassarsi mentre sei bombardato da uomini armati di ascia in un contesto, insomma, di realtà virtuale che ti immerge del tutto. Yeah. So right now what I'm trying to do is I'm trying to actually wear two EEGs at once or combine BCIs together so that I can have way more commands but also press more than one button at once. And then this is how I aim to move away from eye tracking and voice commands and all that other tech in general and just go mind control only. Ok, quindi per giungere ad un punto in cui si potrà utilizzare esclusivamente il mind control, quindi non più facendo affidamento sull'eye tracking o su comandi vocali, sta cercando di implementare un utilizzo di due EEG, fatti insomma sempre dalla stessa azienda, che permettono di utilizzare più comandi in contemporanea. Which brings me on to what I think we can do with this in general. I think there are four ways that mind control gaming could advance hugely. The first way is just the improvement of the tech itself. So all of these EEG companies are working on things like dry sensors, because as you can tell from my hair, I'm covered in salt water right now. And just improving the hardware, maybe integrating algorithms and AI and things like that to cancel out noise. And e quindi appunto, come potete vedere, il futuro del mind control gaming potrebbe orientarsi partendo da queste aziende che stanno conducendo una ricerca molto strenua sull'implementazione, diciamo, di fattori esterni, quindi corporali, come ad esempio la soluzione salina che anche lei ha utilizzato, per dare stimoli diversi e comunque direzionarsi ancora di più verso un total mind control, ecco. The second is by, I know I'm trying to move away from it for myself, but it is by integrating with other peripheral tech. So I think this is how we can create the most immersive ways of gaming with the eye tracking and the voice commands. And this is Gallia, I think I'm saying that right, who are making integrated VR EEG headsets. Ok, e quindi ad esempio sempre per la questione di immersività e l'utilizzo di più comandi vari, come ad esempio questa periferica e l'utilizzo dei comandi vocali, c'è questa azienda che dovrebbe chiamarsi Gallia, che sta progettando effettivamente dei dispositivi di VR con gli EEG già implementati. There are also people using hand tracking and things like that, and EMG, muscle response, and XR and haptic suits as well. E insomma, sempre in questo settore si sta conducendo anche una ricerca sul movimento delle mani, oppure sulla realtà mista, sull'utilizzo della realtà mista, insomma, con visori. The third, and I think the most overlooked, is actually game development. I think you can improve the tech loads and loads and loads, but if you don't have the right games for them, then it's never going to be perfect. E poi uno degli aspetti che forse viene, diciamo, più sottovalutato del settore è proprio il game development, che potrebbe essere enormemente avvantaggiato dall'utilizzo di comandi, effettivamente impulsi cerebrali. And finally, you can also use EEG while you're gaming to do all these other things at the same time. Cognitive enhancement, looking at yourself and figuring out what you're doing wrong. Things like exposure therapy, withdrawal therapy, monitoring yourself at home. You can use them for early warning systems for various diagnoses, although carefully because it's not completely accurate, and other research like that. Quindi ecco, questi visori che abbiamo visto prima menzionati sono utili anche poi al di fuori del gaming per utilizzi come miglioramento cognitivo, feedback neurologici, oppure terapia di, insomma, per riuscire ad uscire da percorsi di dipendenza, insomma, da sostanze e quant'altro, oppure ad esempio per potenziare anche i nostri sistemi di alert, diciamo, mentale, per renderci molto molto più attivi e proattivi in questo campo, oltre che nella ricerca tradizionale, tra virgolette. I'm gonna shut up soon, and this wasn't meant to be so long, so I'm sorry. But just before I start actually doing it, any questions? Allora, dice, adesso chiudo, non credevo fosse così lunga, ma it wasn't, it was perfect.
è stato perfetto. E insomma, dice, prima di dimostrarvi in maniera pratica come funziona il dispositivo di cui vi ho parlato finora, avete domande? Io sì, in realtà due. Ok. Two questions from the... Yes, firstly, like since you are a Twitch streamer and you know you utilize this EEG for gaming and streaming, is it possible to also speak during those sessions? I mean, generically speaking? Yeah, so you can't speak while you're doing the visualization because it won't work at all. But you can get good at knowing when you've triggered the mental command. There's a delay of about a second. So I can push the cube, kind of feel that it's worked, and then I can reply to a question. So I've practiced switching like that. Ok, dice che tecnicamente non è possibile parlare mentre si impartisce un comando, anche perché c'è una sorta di delay tra il comando impartito e l'attuazione dello stesso di circa un secondo, però si può, diciamo, ci si può allenare, si può diventare sempre più bravi a tal punto che insomma do il comando, poi so di aver dato il comando e quindi posso parlare e seguire, diciamo, una sorta di discorso. E la seconda? And the second question is, do you think that in the future this technology could be like employed, utilized for competitive tournaments, like with prize pools and money and stuff like that? I hope so. I'm working with a few of my friends and a few companies right now that are trying to make that happen. It would be very slow and very strange to watch for now, but it would be fun. Ok, dice, sicuramente sarà possibile, anzi lei si sta prodigando insomma con alcune aziende e con alcuni esperti del settore proprio per arrivare a questo punto. Dice, sarà forse un po' particolare, un po' strano da vedere e forse un po' lento agli inizi, ma comunque il progresso è il progresso. He says thank you. Grazie. Any question? Oh. Ok, do you wanna come thank here? You. I thought, what's the hardest thing I could possibly do? And it was it was a challenge, exactly, because it wasn't already enough of a challenge. I also, Dark Souls games surprisingly are easier than Minecraft and other things like that, and retro games like Pac-Man and stuff, because once you're in the boss fight, you lock on, and then you only really need three buttons anyway. La domanda che è stata posta è come mai, insomma, partendo con questa ricerca dagli inizi, insomma, hai scelto di passare direttamente ad Elden Ring, che è uno dei giochi notoriamente più complessi, effettivamente volevi una sfida oppure insomma c'era qualche altro motivo? E Perry ha risposto, mi sono chiesta qual è il gioco più complicato a cui potrei giocare, come se diciamo non fosse già complicato abbastanza l'utilizzo tra il caschetto, insomma, e l'implementazione dei comandi, però c'è riuscita alla stragrande. Ok. Ne è uno in particolare che vorresti... Ok. Okay, okay. He was asking about like the timing that it took to learn and then make a prompt like stable, and but in particular, like how long did it took to make the push a cube work? I think it worked the first time after 3 months maybe of training, and then also the coding took a while because I wasn't really a coder before this. I learned coding for this specifically. So that might also be why it took so long. But to actually make it stable and consistent so it worked the same every single time, 8. A long time. Ok, quindi è partita appunto...
La traduco per il pubblico. Allora, è partita appunto da circa 3 mesi di lavoro che poi diciamo si sono tradotti in 8 perché non sapeva fare coding, ha imparato a fare coding esclusivamente per questo dispositivo e poi insomma è riuscita ad utilizzarlo alla perfezione e ci è voluto comunque un grande lasso di tempo per imparare i vari comandi. Altre domande? Eventualmente? Yeah, awesome, good, okay, let's go. So I'm gonna take you through the process, mostly so that I can check that it's still working for myself. Ok, adesso diciamo vi accompagnerà nel processo intero anche per assicurarsi insomma che sia tutto ok e che funzioni in maniera insomma scorrevole. Ok, so every single time I do this, I need to check that the EEG has good signal and that they're actually working properly. So each one of these dots is on here, and they'll basically be green if they're getting good EEG, basically. Ok, quindi ad ogni diciamo dimostrazione o tentativo deve diciamo settare tutti i vari input che vedete sono i vari segnali che poi si riconnettono all'EEG e quando sono verdi sono diciamo attivi e sono in teoria settati e pronti. And if they're not, I will move them around, get my hair out of the way, and crucially add saline solution, which is salt water, and why my hair looks like this. Ok, e qualora insomma non riuscissero alcuni dei vari dispositivi insomma a connettersi bene, sposterà i suoi capelli e utilizzerà una soluzione salina, quindi acqua e sale, per insomma stimolare la connessione. I imagine this will be good enough regardless. Dice che insomma crede che vada più che bene insomma al momento com'è. So now I'll just hold and wait and hopefully it works. Quindi ora un attimo di attesa e probabilmente funzionerà. Since I've practiced so much, I am sure that is fine for our purposes. Che dice comunque di esserci esercitata molto molto insomma estensivamente, quindi molto probabilmente sarà tutto ok fin dall'inizio. And then each time I'll run through each of these. These are my trainings. As you can see, I've done this each one of these about a couple hundred times. On this profile, total is something like 2,000-3,000 altogether of these. Ok, quindi su questo diciamo profilo di interfaccia ha fatto pratica con i vari comandi, come potete vedere, in base al numero. E questi sono i tentativi diciamo recenti, di oggi. E in totale ci aggiriamo sui circa 2-3 mila tentativi per ogni singolo comando. So now I'm gonna imagine pushing a cube and it will record my brain activity. Adesso sta per immaginare di spingere un cubo e vedremo la registrazione delle onde cerebrali. Now I'm going to spin a plate, same thing. Adesso vi dimostrerà il girare il piatto. Now I'm gonna imagine getting super tense and angry. And these will only actually move in these trials if it recognizes the same pattern of brain activity. Ok, al momento adesso invece sta cercando di concentrarsi sullo stato di tensione e rabbia e il cubo si muoverà solo qualora funzionasse. Amazing. And now I'm gonna imagine a little cricket hopping while I pulse my inner ear muscles. Ok, adesso invece immaginerà il salto del grillo mentre stimolerà a livello muscolare le orecchie. So now it should be ready. E quindi ora dovrebbe essere tutto pronto. I'm gonna open my controller. Sta per aprire il controller. We don't need eye tracking for Pac-Man. Ok,
Ok, sta per dimostrare Pac-Man, credo, e non serve il light tracking. So what I'm gonna do is I'm gonna imagine pushing a cube if I want to turn him to go upwards. Okay. Per far andare Pac-Man verso l'alto, immaginerà l'atto di spingere un cubo. Spin a plate to go left. Imagine the cricket to go up. Actually, I'm changing my mind. Ok, quindi ha cambiato idea, quindi per spingere il cubo farà andare a destra, girare il piattino farà andare a sinistra, lo stato di rabbia farà andare verso l'alto e lo stato del grillo che salta farà andare verso il basso. I'm getting tense and angry to go down. E adesso mi stai nervosendo per iniziare. So hopefully this works. We will see. E ora speriamo che funzioni. Let me check that the controller is working. Sta controllando che sia tutto ok con il controller. So I might just need to close and reopen the game. Apologies. Chiede scusa, sta per riavviare il gioco per vedere effettivamente se sono settati i comandi. Let me show you everything at the same time. Adesso vi mostrerà tutto insieme. Ah. Oh. Un po' di sfiga. It is hard. È complesso, Pac-Man. Easier, which is Elden Ring, actually. Ok, adesso giocheremo a qualcosa di più facile, cioè Elden Ring. Yeah. And I'm gonna try and kill a tree sentinel for you. Ok, eliminerà il boss Tree Sentinel che si trova all'inizio del gioco. Questa è una mia piccola aggiunta. While it loads, I'm just checking that the sensitivities are okay. Ok, rieffettua il test della sensibilità, insomma. I'm so excited. I would have this open for you already, but my computer couldn't handle it all at once. Dice che le sarebbe piaciuto tenerlo già aperto così da accedere all'istante, ma il computer giustamente ha i suoi limiti. And for this we also use eye tracking for the camera and the movement. E per Elden Ring utilizzerà anche il tracciamento visivo, quindi ecco, il controller al completo. Okay, so my head is doing this, it is moving him, and my eyes are doing the camera. Okay. I'm going to adjust the buttons so we actually are pressing the right things. Okay, al momento sta settando l'eye tracking per muovere la telecamera, mentre sta reimpostando alcuni dei comandi per una questione di comodità. So what I'm going to do here is I'm going to push a cube to dodge. I'm going to spin a plate to lock onto him. I'm going to imagine the cricket hopping while I pulse my ears to attack, and I'm going to heal by getting tense and angry, which is a good one that helps.
Ok, quindi spingerà il cubo per il dodging, quindi per la schivata, girerà il piatto per tenere d'occhio il bersaglio, quindi per chiudere la telecamera su di esso, si immaginerà il grillo che salta per curarsi e invece si arrabbierà per attaccare, che insomma è anche molto molto, come si dice, congruo. Incredibile. E vittoria. I was incredibly overleveled for that. There's a demo. Con la sua modestia dice ero forse sovralivellata per quel boss, ma ecco, per dimostrarvi insomma il pattern di movimento. And that's me. Thank you guys so much for listening and paying attention. Questa è stata Perry Carrial che vi ha dimostrato il suo dispositivo, il funzionamento, la ricerca che ha condotto e poi la pratica, sconfiggere i nemici. Grazie. La sentinella dell'albero in italiano io l'ho sconfitta, penso, no, all'inizio l'ho bypassata perché non è un boss obbligatorio, quindi mi sono arreso dopo tipo 30-35 tentativi e sono andato avanti, no? Poi sono ritornato un po' più potente e sì, lì diretto. Grazie per aver assistito alla dimostrazione e speriamo insomma vi sia piaciuto.